Sono con Francesco Loporto, campione mondiale di powerlifting. Oggi per la prima volta nella Madonia si disputa la Coppa delle Province. Ci sono atleti provenienti da tutte le province siciliane. È un grande evento per le Madonie qua al Palazzetto dello Sport di Petralia Sottana. Francesco ha cominciato, ha conosciuto questo sport da ragazzo, lo pratica fino a raggiungere i risultati che abbiamo appena detto, e vorrei che lui ci dicesse appunto della sua attività e il messaggio da dare ai giovani affinché possano appassionarsi a questo sport. Sì, ciao a tutti, come già detto Mirella sono Francesco Loporto, io ho iniziato con i pesi da giovanissimo, 16-17 anni, fino all'età di 21 anni, con mezzi di fortuna, anche perché diciamo, all'inizio nei paesi questa era una disciplina che non tanto era praticata. Poi per motivi di lavoro ho staccato e ho ripreso verso 26 anni così, quindi anche diciamo, in età abbastanza matura. Con la dedizione e l'allenamento tutti possono raggiungere diciamo, degli ottimi risultati sportivi che al di là di quello che possono essere i compensi economici che in questo sport sicuramente sono bassissimi o quasi inesistenti, c'è una soddisfazione personale e una gratifica proprio a livello emotivo, a livello del lavoro svolto che è una cosa che è veramente da provare, indescrivibile. Che cosa posso dire? Ai giovani sicuramente invece di stare al bar oppure di perdere tempo, cioè buttarsi nelle varie discipline sportive, una tra tutte può essere il powerlifting, che tra tutte le attività di palestra è quella che comunque ha come fine ultimo la competizione, la gara, quindi il cimentarsi con altri ragazzi provenienti dalle più svariate parti. Che con cui si ha in comune diciamo, un qualcosa che è la passione per i pesi. Quindi è diciamo, un momento di incontro, un momento di socializzazione, oltre che diciamo, di grande passione sportiva. Io sono contento di aver organizzato questa prima manifestazione qui nelle Madonie. Sicuramente ringrazio Luca Albanese, che è il diciamo, gestore qui del palazzetto di Petralia Sottana, per quello che riguarda diciamo, l'attività di palestra, atletica pesante. E niente, cos'altro dire? Speriamo nella buona riuscita della manifestazione. E che sia la prima di E che sia tante. la prima di una lunga serie, sperando di coinvolgere tanti ragazzi che qui nelle Madonie, come sappiamo, non ci sono chissà quali cose da fare, però questa potrebbe essere una delle cose da fare e che può dare veramente ottimi risultati. You know we're trying to say, running on a we had it.